cosa lì per vedere i commenti. Po' se parte. Tanto se va a cosa. Sentirà la voce, fa senti. Un po' se parte. Sì, si sente. Funziona? Manuel! Manuel, stai avendo problemi con la Telecom? Sei già il primo coglione, oh. Stai avendo problemi con la Telecom, Manuel? Ho chiamato 3 volte, mi hanno detto non deve più chiamare perché la sua linea non è, è inesarcibile. Quindi c'è un danno, perché l'hanno ammesso, c'è un danno, non si può riparare se la tiene così. E io ho detto, ma se disdico e cambio operatore... Lo può fare, ma tanto le linee sono della Telecom, quindi te puoi andare anche da Fastweb, da chi ti pare. Stai avendo... Sì, mi lagga spesso, no, ma te lagga, Manuel, è 2 ore, volevo andare in live alle 3, sono le 5 e mezzo. Fai te. Comunque, ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Vi presento il fantasma del Natale presente. No, Sus, te non hai problemi con la team, ma non ce lavoro nemmeno io. Nemmeno io, fino a 2 settimane fa. Ora, boh, magari si è rotto un cavo della fibra, non lo so, non lo possono riparare. Proprio categorico hanno detto, cazzi tuoi. Ma davvero, non è uno scherzo. Non si vede? No. Me l'hanno detto proprio chiaramente, mi hanno detto, cazzi tuoi. Se è così, così è, e così te lo tieni. No, non ha aperto il NAT. E siamo in live. Madonna, Madonna. Provo ora direttamente in live. Tanto dovrebbe cascare. Non credo cada. Proviamo, devo aprire un attimo, ragazzi. Se il nostro gioco di merda non va. Ai ai. Buonasera, ragazzi. Buonasera a tutti. Devo un attimino slogare perché se già va male a merda. Poi se non apro un attimo. Speriamo non mi cada la connessione. Oh, ma un ne va una, Ma io... a te sale grosso. Bisogna svuotare Marivi. Alice. Riconnessione. Ora dovrebbe andare. Andiamo così. Andiamo PS4. Qui. Gioca. Allora è andata, vai. Buonasera, Skeletor. E è così. Insomma. Ragazzi, quindi se da un giorno all'altro dovessi sparire da internet, proprio in generale, da YouTube, proprio da internet, sapete perché Telecom ha un danno sotto casa mia. Non lo vuole riparare e so cazzi mia. Praticamente, ma mi hanno detto sì, non è uno scherzo. Mi hanno detto, cazzi suoi. Se la connessione non le va, o disdice, o cambia operatore. E gli ho detto, dai, cambia operatore, va bene, non c'è problema. Fa, ma tanto io sono della Telecom. Te la pigli in der culo. Cioè, poi fai te. Tutti i giochi, ora sono tutti in formato digitale. Cioè, qualche anno fa potevi dire, sai, non c'ho la connessione a internet e cazzo me ne frega. Tanto il gioco ce l'ho. Ora sono tutti digitali. Cioè, io se scelto giochi di Steam, non gioco più a nulla. Mi tocca fare la connessione via satellite che va 2 mega al secondo. Boh, non lo so io. Ma, insomma, proviamoci a fare una cosa, va in crociolo di merda. Vediamo se... Non avete nemmeno salutato mia moglie che è qui dietro. Non avete detto nulla. Fatti vedere. Non ti fai vedere? Bella. Angelo, an devono sistemarlo. Il problema lo sai qual è? Che magari hanno un danno da 50.000 euro. C'hanno da spaccare la strada perché la fibra passa sotto la strada. C'hanno da spaccare la strada, da pagare tecnico, da chiamare le ruspe. Lì basterebbe Salvini. Cazzi e mazzi. Magari il danno gli costa 50.000 euro. E fa, ma quella via quanti c'hanno la fibra ottica? In 10. E te per 10 persone spacchi tutta la strada? Capito, figli di puttana? Non è che non ti cago, Sus, non ci vedo. Non ci vedo da qua. Non ci vede. Ciao, Sus. Sera ragazzi, buonasera. Volevo iniziare a fare la live alle 3. È tutto il tempo e si combatte con sto router. Sono le 5 e mezzo. Poi se mi casca, cazzi mia, cioè se casca e non va fino a domani. Aspetti. Capito? Come la mafia. Come la mafia. Telecom è come la mafia. Cioè, uguale, fai cosa ti pare. Tanto, sempre da noi devi venire a chiedere soldi. Quindi, fai il cazzo che ti pare. Ma io li vado a chiedere in banca. Ma tanto, è nostra la banca. Dove vai?
Fabio, fino a 20 giorni fa, arrotondo. Fino a un mese fa, anche a me mi andava da paura. Fino a un mese fa, paura. No, non ho mai avuto un problema, ti ricordi? Non mi è mai cascata, mai un rallentamento. Da circa un mese non va più. Io non vorrei che o si è rotta una cabina sotto, o si è rotto qualche cavo quando ha piovuto, Manuel. Quando ha fatto l'alluvione a Livorno. Sa una sega, però, non lo so. No, ma Angelo, è quello il problema. Che tanto è tutta roba della Telecom, capito? Cioè, loro possono fare il bello e il cattivo tempo. È verità. Che devi fare? Comunque, vabbè, oh, finché regge, streamo. Poi. Poi, buona. Se lo fa. Posso connettermi con Dito DT. Nessuna esercitazione. Abbatti gli Eh. avversari. Ma che cazzo, boh? Bazooku, 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 bazooku. Lo pigliano, scinculano, qui. Dov'è? L'hanno già preso, te lo dico io. L'hanno già preso, pronto. Vai, vai, fatela prendere nel culo, vai. Stronzoni. Oh, stronzoni. Fatuso, cosa fatuso? Minchia, che cazzo di Buddha è? Ma quello lì con lo scudo mi aiuta o... Stiamo a guardare. Oh mia bella Madunina, che te brilli de lontan. No, no, no. Ma io lo dico, se mi continua a fare così per una settimana e passa, prendo il router, lo spacco e poi basta, disdico l'abbonamento. L'ultima bolletta non gliela pago, ma nemmeno... Piuttosto vado in galera. Non ci capivo un cazzo. Piuttosto vado in galera, non gliela pago davvero. Vado. Mi faccio venire a pignorare in casa, non c'ho problema, ma non gliela pago. Sì. Prendetevi una sedia a cucire, cazzo, me ne frega. Non gliela, no, non gliela paga, amore, ti giuro. Vado per vie legali, vado piuttosto. Ma chi è? Dov'è? Era via, oh. Ma cos'è sta roba? Quello c'ha la mamma di facili costumi. Anulu, buonasera. Anulu. Non ci vedo io da qua. È merda. Dai, dammi la bomba, dammi la bomba, dammi la bomba. Dammi la bomba, dammi. Il dono di Uriel non è buono? Come non è buono? A me ci trovo bene per fare PvP col dono di Uriel. Perché? Non è buono? A me ci trovo benissimo. Dai, dai, che muore. Muoia, quello corpo a corpo. Oh, no, vabbè, la sua mamma è una gran puttana. Oh, Sonda, buonasera. No, Anulu. No, Anulu, scusa, avevo letto Anulu. Sus, devo andare per vie legali. Non c'è da fare nient'altro, cosa devo fare? Schifo devo fare. Ma come non è buono, ragazzi, al capo lo shot. E come non è buono il dolore di Uriel? Infatti. Arrivato indietro, eh. Ma non è buono. C'è da ridirlo, non è buono. 5 minuti. Potresti Cinque. vincere come potresti A perdere. puttana! A puttana in mamma da! È Sorrod! E mi hanno rubato il bazooka. Oh, Sama? O oh, c'è Sama? Moritz, c'è tutta la squadraccia, via. Non ci Sound! vedo. Catalander culo. Ah, l'ha ucciso. No, si è spostata la visuale della web. Non è stata capo. Vieni avanti, stronzo. Vieni avanti, dai. Vieni avanti, dai. Stronzone. No, no, no. E vabbè, la tua mamma. La tua mamma. Che ti sei fumato, sa? Sì, è capovolta la stanza. Mi si deve essere incatenata la webcam.
Ah, muori, muori, vai. Ah. Vai, Johnny. Tieni nel culo, Johnny. No. Penso a mani nel culo io. No, sta cosa mi mette in ansia ora, perché cioè se io d'ora in avanti avrò cosa? Ah, se io d'ora in avanti dovessi avere un problema alla connessione, sono cazzi miei. Cioè, mi dà una noia sta cosa. C'è la Telecom Italia che ti saccarisce conto e ti dice, sono cazzi tu. Boh, mi ha tirato la ulti full da ammazzare. È combattuta. Ma la bomba! Ciao Peppe. Ciao Peppe, buonasera. Sì, sembra un po' Titanfall, dai. Pochino. Lo gira con la spada. E tanto sei su Warframe. Boh, vabbè. Anch'io uso la ultimate e mi sparano addosso. Te sei un... Fa falucco. Cioè, uso la ultimate e mi sparano addosso. Il peggio stronzo di Destiny so io. Fa falucco. Al comando. Bazooku. Aiuto. Loro dietro. Questo è il classico portone da Counter Strike, comunque. Cosa? No, no, la puttana, l'automama se puttana. Oh, mi tira la ulti lui tutte le volte. Pur di uccidermi mi tira la ulti. Scarzo. Lo so, perché queste cuffie sono un'altra cosa che ho sbagliato nella mia vita. Un minuto, è ora di dare il massimo. Queste cuffie sono... perché non me ne rendo conto che ho le orecchie tappate. Buonasera, Arion. E dammi sta bomba. Ma quanto c'ho la ricarica le bombe su Destiny? 70 anni, devo... vabbè. 30 secondi, combatti! Telecom Italia merda, Dio buono. Faccio sto video di crociole e basta, perché non voglio morire di crepa cuore. Date gli schiaffi che piglio. Vado, muore. Lo schivino, ho visto, lo schivino. Voto a COD 5 e mezzo su 10. Pezzo. Eri a un passo dalla vittoria. 5 e mezzo gioco del cazzo. Però in confronto COD, semplicemente COD. Però faccio un'altra, va. Proviamo. In confronto agli altri COD sicuramente meglio. Jack, grazie mille, bello per la donazione via super chat. È un COD come tutti gli altri, però, boh, confronto agli ultimi Black Ops e cose del genere, ma meglio, dai, sì, perché no. Visto Johnny, ti fa... Sono marcio. 360! Minchia, Electra proprio buona. Come il pane? Che se magna. Come la pizza. Come la pizza. La pizza pazza. C'ho il raffreddore, attento. No. 5 su 10 più giusto di IGN. Ma IGN non può dargli meno, perché sono pagati da questa gente qui. Quindi fai te.
È così. Scendono Cristi? Rimandalo su. Oh, avete visto? Ah, degli idee. Abbiamo messo le prime emoticon, eh? Non si è mica detto. Per gli abbonati, dovete scrivere in chat e Cori Pig. Pig, vabbè, Cori maiale. Cori minuscolo, Pig con la P maiuscola. O se no, Cori minuscolo e Rip con la R maiuscola. Cori Pig e Cori Rip. Vediamo se funzionano. Però con la. La seconda parola deve avere la, l'iniziale maiuscola. Cori Pig e Cori Rip. Vediamo se vanno. Cos'è il drone di Uriel? Così? No, no, mio, 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 mio. La tua nonna è uguale alla nonna di chi conosciamo noi. M'ha fatto ammazza. Vedi, m'ha fatto ammazza. Uno della mia squadra. M'ha fatto ammazza. Guarda belline. Vedi, vanno. Mio. Oh no. Vabbè, tanto. Le vuole lui, le vuole lui, le vuole lui. Mio, 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 mio. Yoda. Sì, ora mostragli il significato della guerra. Ti ha ucciso Senpai. Senpai? Quando fai il server? Nice. Non l'ho capito, amore, me la traduce cosa ha detto il ragazzo lì. Quando è che fai il server? Semesis. Io ragazzi, come parlate a volte non capisco un cazzo. La K di Nioh. Quando esce Nioh? Domani dovrebbe uscire per PC. Manu, mi saluti. Manu, mi saluti. Sta a pigliarmi nel culo, vai. Traduzzo di merda. Cos'è sta cosa lì? Un logo. L'ho ucciso. Sì, vabbè, e so, quanti sono? Ne ammazzo due e ne arriva un terzo. Zeb, c'ha ragione. No, 5 minuti. Potresti vincere come potresti. Imhotep secondo. Mettere al sicuro, dai. Ma cos'è? Il gioco della palla. Porta la palla. No, ma te ne rendi conto? Cioè, sono pille spade, eh. Non era la ulti quello lì, eh. Sono pille spade. Ora è un po' vero. Ma il culo, senpai. Arriva il culo. E il culo rimango io, amore. Dietro l'angolo arriva. Anche lui l'ha tirata. Oh, voglio vedere chi passa ora. Ma io non ho deciso. In testa, sì, di cazzo. Con fagiolino? Fagiolini. Una cosa a tre. Sì. Cosa? Non pensate mai. Tu, lui e fagiolino a fare un tale. Vai, andiamo. È proprio per questo che si lotta in squadra. Boh, gli do, si sa mai. In guerra non ci sono amici.
Guarda che culo, guarda, se c'ero io morivo. Che spettacolo! Vai, se va a fare un cala. Cala il cazzo. Cala furia, oh. Ma questo, cioè, sono pile armi da corpo a corpo. Sono OP. Sì, il blu Yeti solo per te, oh. Senti, pochi, non mi sembra il momento. Un po' di te rispondi. Buttato giù? Eh? Della telecom? Sì. Non dovevi buttare giù, amore. Li dovevi dire, io vi denuncio. Ma era computerizzato o c'era una persona? Computerizzato. Li dovevi dire, vi denuncio. Dovevi dire il feedback della puttana in mamma. Chi è? Ma dov'è? Manca poco per la vittoria. No, dai, 60-47 non si può perdere, eh. Adè, cazzo di Buddha. Comunque, nel PvP di questo gioco, meno male mi ci trovo, eh. È su COD che proprio faccio schifo al cazzo. Però qui, dai, qualcosina. Poi se si va tutti insieme, magari. C'ho anche la ulti, io pronta. Cosa vuoi dire? No, Andrea, sono a casa. Hai paura, eh? Mio marito, quando ma da come l'ho shottato? Ma da un po', eh? Figlio di puttana. Figlio di puttana. Vieni, vieni con la spada, vieni. Nonno? Nonno sick? Non avrei potuto chiedere di meglio. Quei sigilli rappresentano la tua gloria. Eh? Quando mi ci metto? Eh? Io ho un Discord, però ce n'ho due di Discord. Uno privato, dove ci stiamo io, mia moglie e gli amici più stretti. E poi ce n'abbiamo un altro per i subscribe e per i donatori, insomma, quelli che danno una mano al canale. Perché sinceramente, di stare in mezzo a gente che bravo, bravo, grande, giochiamo insieme, e poi del canale non gliene frega nulla, non fanno mai una donazione, se domani chiudi il canale chi se ne frega, ne vado a vedere un altro, non voglio avere rapporti sociali. Invece con chi dona, che se dona mi dà sui soldi, fa vedere che ci tiene, o si abbona al canale, ho fatto un Discord privato dove giocherò in live con queste persone. Perché a me della gente, grande Cori sei il migliore, e poi se domani chiudo che me ne frega, tanto vado a vedere quel tale Ale, per fare un nome, non li voglio. Si fa a squadra? Allora. Moritz. E Fagiolini. Come lo invito? E Fagiolini. Vai. Come si arriva? Non ti metti su Discord? Posso credere, sì. C'ho tutto il naso tutto intasato, tipo. Mi metto in live. Mi sposto Moritz. Oi? Ehi là. Oi là. Buon pomeriggio. Hola. Buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio. Aspetta che ti abbasso un pochino che ti senti altissimo. Abbasso questo messo troppo. Un messaggio privato su YouTube. Con link. Prova a parlare, Fagiolini? Prova. Ah, ok, perfetto. Insomma, capito? Cosa dice Telecom? Allora, che su cazzi mia se va la connessione? Posso disdico l'abbonamento piuttosto? Ah. Sì, sì, beh, proprio così. Ha detto che il danno non è riparabile, su cazzi mia. Se mi va bene, disdico. Sì, il problema è che con chi vado? Che tutti i cavi sono della Telecom. Mamma mia. Capito? Una cosa che prima del raid bisognerebbe che ognuno di noi abbia delle armi a danno elementale, cioè per ogni tipo. Ma non è un raid questo comunque?
Eh no, è il cane alla notte però. Ci sono no. I bonus, i malus. Noi l'altra volta a cane alla notte si è fatto io fagiolini e mia moglie, tranquillamente si è fatto. No, quello era l'assalto. Sì? È una cosa diversa, o sbaglio? No! In teoria, sì, sia diverso. Perché in pratica il cane alla notte è un assalto con malus e... Mamma mia. Fagiolini, il cala la notte quando c'era quel robottone immenso finale che ci abbiamo messo due a ammazzarlo. Quello là era un assalto. Vabbè, proviamo, se non ci si fa. Proviamo, dai, se non ci si fa si abbandona e si mette il coso. In pratica ogni kill che facciamo aumenta il tempo. Abbiamo 10 minuti e aumenta il tempo ogni kill che facciamo. Ah, proviamo. Quindi bisogna continuare a killare. Se non ci si fa o si riavvia. Si fa un'altra volta. Sì. Qui per un'estrazione di massima urgenza. Vabbè, tu Moritz, sei il capo, tu dici cosa fa. Già sei morto. Iniziamo bene. Se il capo fa questo. No, dovete usare cose. Ho problemi, no, proprio internet io, no, con tuo, con Destiny. Ah, mi fa 2 metri, usate sta cazzo di na. Che fa Moritz, lo vedo fermo. No, un attimo, Maro, rientro limitati. Mannaggia morto, attento. Ecco lì! Mannaggia morto. Che poi il bello a volte si dice, no, a Napoli non funziona nulla. No, perché a Livorno invece funziona tutto bene, eh. Devo dire che la Telecom... è l'Italia che c'è. Non è Napoli. A me funziona. Appunto, e a me no, quindi voglio dire... Fanno un po' da fa furbi. Comunque con questo dono di Uriel mi ci sto trovando benissimo io. Cos'è? Un'arma? Oh, me l'ha detto anche il mio babbo oggi, lo sai? Original King. Mi ha detto, vieni a vedere sul giornale, c'è uno che l'assomigli. E ho detto, chi è? Manuel Agnelli, quello che fa X-Factor. Ma speriamo che ci abbia soldi almeno. Dice Leatherface che non è calanotte questo, eh. Ah, ma hai fatto l'assalto? Ah, sì. Ma più che altro il calanotte serve per arrivare a 300 di potere. Ah. Ok. Se volete dopo provare. Sì, dopo si può provare. Solo, non c'è il matchmaking per quello. Cioè c'è, però... In bed. C'è ma non c'è. C'è ma non c'è. Madonna, le urla. Dovrei abbassare un po' il volume. Ora muoio, per fare lo strozzo. Ti scudo io. Scudami, scudami. Naccia morte, ma non muore mai stai. Boh, il cavaliere è fortissimo. Berlusconi. Di uscita. Ah! Mamma mia. Ah, questo vado fatto in corpo a corpo. Oddio che errore. Che dici? Oddio! Ciao Wazer! Mortazzi sono un inaspettato. Occhio al occhio. Stai facendo Moritz? Mi sono girato. Porca puttana maiala, ma tutti a me sparerà. Ci siete anche voi e sparerò solo. Vedi però. A dopo Peppe. No, no, oggi gioco solo a questo, ragazzi. Se non riuscite ad avanzare, la ritirata è sempre un'opzione. Meglio salvare la luce per un'altra battaglia piuttosto che morire divorati dall'alveare. Ne siamo consapevoli, ma abbiamo accettato la missione. Come? Non faremo marcia. Levante punto di domanda? Comandante? Non avvicinatevi. Giuro che se provate a trasformarmi in uno di quei dannati cristalli. L'origine della trasmissione è nei paraggi. Presto. Caliban, mi ricevete? Caliban, mi ricevete?
Le mine sparate quando si alzano. Sì. Vabbè. Non ci vedo, perché le mine sono. Il grano leggendario. Che culo. Non capisco. Il guardiano dovrebbe essere qui da qualche parte. Ho finito i colpi, come è possibile? È una raccata di terra prima. Ah no, invece sì. Il cristallo era pieno di luce del vuoto. Anch'io. Che cosa lì? Effettivamente anch'io le sto per finire, vero? C'è penuria, c'è penuria. Ah, puttane sword. Qualcuno mi sente? Nessuno? Non ne ho droppate anch'io. No, è vero, no. Sono quasi scarico. Sono munizioni, sono abbastanza rare. Cosa ha scritto Wazen? Pensavo tu fossi un bot. No, esiste, esiste. È una specie di incantesimo d'evocazione. Esisto. Ah. E sembra essere alimentato dalla luce del vuoto. L'alveare vuole evocare qualcosa su Titano. Ecco perché vogliono Madonna. Essere lasciati soli. Mi sentite? Aiuto! Grazie, Giova. C'è nessuno sulla piattaforma? Quanta gente? Ah, lei è Levante. E chi è Levante? Io boh, ragazzi. No, non la guardo la televisione, quindi proprio non so niente. A parlare. Spero che il segnale migliori. Stanno alimentando quel rituale d'evocazione. Pizza in faccia. Un cornuto sei, Mori. Ma hanno rotto sti cristalli? Ah, sì. Ottimo. Ah. Questo gli metterà i bastoni tra le ruote. Ma. Non ho ancora fatto questo salto. Ho visto. Come lo fai? Io sto finendo le munizioni. Che pezzi. Mayans, la nuova serie, sì. Ti so trovare qui. Sto per cazzo, eh. Ah, primo colpo ha data del CO da data vuota. Ah, un po' di munizione. Gorbasti! Parla da Eco 3, squadra ignota, mi sentite? Ci sentiamo, ci sono altri sopravvissuti? No, ci siamo solo noi, Massimo. No, ste cuffie, amore, vanno buttate, eh. No, non ti sento. Mi sei dietro o non ti sento, dicevi? No, il livello massimo non è 40. Per ora sì, per ora sì. E il livello massimo degli oggetti è 305. Però con la prossima espansione 330 dovrebbe arrivare. Che è sto stronzone, eh? Ecco, per arrivare a 305 di livello proprio del personaggio da far tale, Occhio, è che qui c'è il mondo. Vabbè, ho già capito, vai, vanno già per cazzo. Cioè, fa più male la città di il coltello da lancio del coso. Del fucile, del dono di Urie. C'è uno stronzo dietro. Insomma, non scherza neanche questi assalti. Soprattutto perché le munizioni scarseggiano. Infatti, è proprio quello, te le devi tenere abbastanza care. Aia! Che cazzo è? State facendo? Sparare, allora, perché sono entrato anche in questo? Allora, il cristallo sotto, ok. Allora, che schifo. Sarò franca, non so quanto il mio spettro possa ancora resistere. Polci! Le munizioni. Mettiti al riparo, stiamo arrivando. Una maliarda. Non sono una da mettersi a riparo. Farò il possibile per aiutarti da qui. Tipo conchiglia che si chiudono e quando si aprono sparano a raffico.
Oh, munizione, munizione! Munizione, oh, vuoi! E cristalli. Cristalli, cristalli. Se tutto lui vuole, ho cristalli, munizione. Se permettete, non consumate. Dov'è lui? Oddio. Oddio, c'è gente qua, raga. Sono le ancelle. Questo gioco è tutto. Ti vede il tunnel carpale, vado a finisci l'avventura. Oi, oi, oi. Quest'arma qui di merda che c'ho ora, stavi sull'una, la devo cambiare, mi fa schifo, è una maniera di suare. Raffica tre colpi, va da finocchi. Se le peggio armi del gioco ce l'ho io. Suoi armi buone, ci sono le quest. Per le armi, non so se ne hai. Ho raccolto una cosa, che devo farci? No, trappolo! Che è sta roba che c'è in mano? E porta al punto, c'è un punto. Come quelli sulla torre. No, il punto. Di qua, si può. Sì. Cosa lì? Ci arrivo, arrivo. Cose. È diventato rugby. Rugby simulator. Rugby simulator. Oddio. Anch'io. Arrivo, arrivo. E corri, fagiolini, devi buttarla là dentro. Ah! Corri! L'ho fatto. Col canistro. Mamma mia, c'ho il nasino per modo di DPM. Che palle. Bello il tuo, belli gente. Insomma. No, no, ragazzi, la raffica da tre colpi è veramente da celebrolesi. Io non so, ti giuro, tutte le armi che ho da raffica a tre colpi devono essere abolite. Piuttosto i cecchini. Colpo sparo, ma queste fanno veramente schifo. I miei amici non sono morti invano. Mi stava sul cazzo anche l'M16 in Vietcong, perché era a raffica tre colpi. Di qua. Ho un piano. Possiamo utilizzare l'energia dei cristalli contro l'alveare. Ma non ci sono cristalli in quest'area. Hai per caso un piano B? No. Giù? Non credo. No. Incontra te che eco. Sì. Sa di sì. Oh, io ci vado. Ormai. Sì, sì, è sotto. Avanzate, attueremo il vostro piano. Ma hai detto che non ci sono cristalli. L'oscurità. Oh Cristo Dio. Tante belle esplosioni. Coltello? Il coltello fa male in questo gioco. Fa più male il coltello, te l'ho detto, del dono di Uriel. Quello prima con la spada shottava tutti, io con il mitra dovevo pazzire dovevo. Oh, questo è quello che esplode. Tutti esplodono qua. No! Oh, va giù. Quanti? Vedete, questo è un urlatore. Romperà le spalle. È grandissimo. Sono tre gatti anche. Perché non hanno letto Cod? Perché amore? Dai, tanto lo sai. No, lascia perderla. Dopo 5 anni penso di saperne tanto su YouTube, vai. Ai. E vabbè. Ciao, perché così? Perché non hanno letto Cod? Perché? C'era 150 l'altro giorno, c'era scritto Cod, dai. Questa fa un male, cara. Questa come arma terziaria fa un male della madonna.
Oddio. Cosa? No. Ah, si chiude, cioè lì poi si. Buonasera. È focussato? Io sono morto giù, vabbè, sono stupido. Dove sei? Dove sei, Dio Cristo? Ah, vai a caccia. Sono caduto giù. Dove sei? Ah, bastardo, sei chiuso. Hai finito colpi, eh? No, io no. Mi lagga ogni tanto. Sì, anche a me. Non cazzare. Dove si spara sta palla? No, low, kill. Non si ne scudo. Mi vai duce, è un vantaggio. Un occhio di Sauron così volando. È Odric e Track. Come gli ha detto un bambino napoletano per Halloween a mia moglie, lo sai? Faceva trick or trick, ha detto: ehi mamma, quella è vestita da trick e track. Odric e Track. Odric e Track, no trick e treat. Odric e Track. Allora, almeno si ha provato. Ma dove era? Oh, ma che fallo io? Mi fa bella bombe. Bella bombe. Io vorrei morire. Ho la faccia del... Guarda, è vergogna. Bella bombe. Cioè, dimmi chi sei, io. Il gabbo. Eccolo. No, lo sapevo. Le tiro la bomba, giustamente si chiude. Cioè, scusa, anche te cosa vuoi. Non sei furbo, no? Sì, Perché? Cosa pretendi? Oddio. No, la ulti non le fa nulla, è inutile anche usarcela. Naccia morte! Aiuto, matemi! Sono morto. Già arrivo. Cosa? Mannaccia morte! È la nostra occasione. È giunta l'ora, raga. Mica è dura, sto. Tiro il colpo. È questo. Ora non è più. Attenzione. Ora non è più immune, spara. No, vabbè, non moriamo, ragazzi, lo chiede la madonnina. Ah, guarda, muoio io per te. Via. No, perché c'è da rifare tutto, non ho voglia di disinstallo. Ma uno è morto. Ma è immune, come si fa? Cosa, devi portare la palla su, vedi? La palla? Cosa lì? Sono morti. Provo io, restalo, provo io. Non aspettiamo la mia ulti, la mia palla. Veloce. Tiralo su. Vai, fatta. Uccidetelo. Dov'è? Dove cazzo sono? È sopra. Ti prego, signore. Ci siamo. Stavo trick e track. Dai. Spara. Restalo. Perché sei morto? Perché non ti rianima? Veloce? Giuro, sto è morto? Sì, chi l'ha ucciso? Io sono morto perché lui è morto. Non ci dimentichiamo. Guarda quanta roba, piglia tutto. Piglia. Uai, ammaia. Comunque, se è difficile questo, tu non hai visto il raid. No, ma questo... Aspetta.
Ah. Sì, no, era impegnativo. Accidenti, accidenti al raffreddore. Maron! Come si esce? Vedete. Così. No, adesso non esce. Mamma mia, sono fortissimo. Adesso tu fai o 103 kg, madonna. Se fai o usciamo tutti insieme. Oh? No, ma dico Kodik, è il capogruppo. Ah, torna in orbita. Ora che bisogna fare? Boh, ecco. Boh, se volete fare il cane, provare a fare. Proviamo, io quest'armi c'ho, però. Vabbè. Beh, 266. Andiamo. Fammi vedere, che armi. Devo fare assalti. E poi? E quella a destra. Completa pietra miliare per sbloccare attività non ancora disponibile. Cala la note. No. Ah, non è ancora, non è ancora attivata. Forse non l'hai attivata. Devi semplicemente andare sulla torre e dire a Mastro Giorgio fammi fare... No, ma qual è pietra miliare? Dove devo andare? Tra mie? E? E guarda quale c'è scritto del cala la notte, tipo. Aspetta che riguardo la live. Le sfide del crociolo, no? Focolaio? Torna c'è da Zavala per ottenere la tua recompensa, assalti. Mastro Giorgio. È quello, è quello. Ok, dove devo andare? Su viaggiatore? Ok. È quello. E Zavala, chi è? Fai vedere. Oh, buonasera, Bill. Buonasera. Il tizio è tutto tatuato, blu. Il puffo. Quello che sta sul ponte, tipo... Quello che guarda l'infinito. Ah, ok. Andiamo intanto. Dell'avanguardia dei titani. Ciao Bill, buonasera. Io ho il braccio. No! Ti beccato. Ma che cacchio sto facendo? Ah, scusa. Quando vede le canzoni, sente le canzoni di destra. No, io mi emoziono. Le canzoni di destra? Cosa ha detto? No, le canzoni di Destiny. Sembrano un po' quelle canzoni di chiesa, no? Volendo. Le canzoni molto di bello. Chiesa sembrano le canzoni della colita, quella. Madò. Tempi di caricamento di Destiny sono biblici per davvero. Porca troia. Non è perché siamo in gruppo, sai? Ogni tanto a me capita da solo che vado prima a sparare. Perché c'è una musica ovviamente biblica, religiosa. Cioè, si adegua rispetto. Anche... Insomma, sonda all'aperto il server. È aperto, è fatto. Ha aperto lo server. Aspetta e spera. Bah, guarda lì. Cioè, sembra di farlo davvero sto viaggio. Piannacino. No, Gabriele, è raffreddato. Sono raffreddato. Porca puttana, che palle. Arriva il freddo. Esci una volta, un po' più leggero, perché è caldo, sudi, e per il culo. Per uso di preso le vitamine? Sì. Le mangi la frutta? Ti mangi le vitamine? Ti mangi le vitamine? Ti mangi le vitamine? I criceti mangiano le vitamine. Sì, Lello, sì, dai. Se ti consiglio Destiny, assolutamente. COD, non è che te lo consiglio. Se sei fanatico di COD, te lo pigli. Destiny, invece, secondo me è un gioco per tutti. Va bene per tutti. I grandi e i bambini. Eh sì. Tutto a posto, puoi entrare. Oh, sonda, aperto un altro server. Allora, perché lo sai che ormai spunta come funghi. Ti dico soltanto... I vecchi, vediamo se indovina sonda. I vecchi, i primi datori di lavoro di Ninja. Vediamo se ci arrivi. I primi, primissimi, Il primissimo progetto di Ninja. Vediamo se ti viene in mente. Allora. E questa è la ferocia che mi piace nelle operazioni della vanguardia. Ben fatto. Fucile impulsi? È buono? O fucile automatico? No, automatico, preferisco.
fuori dalla trota storia dell'origine. Oh, la tua armatura, fagiolino, la tua col pelo. Allora, vediamo un po'. Chi ha trovato il pelo? Che notizia? Ah, ti sei messo il pelo anche tu. Adesso siamo fratelli di pelo. Ma che cazzo di... Ma perché dice queste cose? La legione rossa è così. Aspetta. La guerra va avanti. Ma noi non ci pieghiamo. Mi tengo il pelo io. No, siamo oro, starba. Guarda che bello. Fratelli di pelo. Fratelli di pelo. Arrivo. Io mo la tolgo, mi dispiace. No. Perché si è fatta vecchia. Via, togliamo tutto. Da che bello queste notte? Sto giù. Io sono sempre questo. Eh? Dimmock. Hanno aperto un server anche loro. Visto che ormai arma non ce lo caca più nessuno, ora tutti i popoli di Altis Life di arma stanno andando tutti su GTA, no? Meglio, dai. Così sono felice proprio. Non liberarmene mai di questa gente proprio. Dove vai, vai, li trovi. Pronto. Tera, fa vedere se si può fare qualcosa. Possiamo cambiare le cose. Lo sento. No, completa pietra miliare per sbloccare attività non ancora disponibile. E premi e guarda sempre quella lì degli assalti. Magari devi fare assalti normali prima. Rapporto, guardiano. Le sfide del crociolo non penso senti nulla, Leviatano nemmeno, focolaio ZME. Completa gli eventi pubblici nella zona morte europea. Stanno da un botto. No, non è quello. Allora qual è? Leggili tutti, scusa. Il crociolo. Completa due partite nella playlist competitiva. Le sfide del crociolo. Completa tre sfide del crociolo. Leviatano. Ma non penso che devo fare prima Leviatano del Cala la Notte. E poi c'ho focolaio ZME. Completa gli eventi pubblici nella zona morte europea. Poggiolini, che livello sei te? Io sono... Ci sono due rasi o solo? Due. 235. Non è che sei te che non puoi farlo. Questo non lo so. Vediamo. Però non c'ho niente tra... E se mi dici qual è il livello, risolviamo subito. Mi sa 240. Ragazzi, mi, mi pare. Allora no. No, 240 sì, però sono più alto io. Come livello ci sono. Non ho sbloccato qualcosa. Anch'io, siccome siamo in gruppo, mi dice anche a me completa pietra miliare per sbloccare. È inteso al gruppo, quindi c'è uno nel gruppo che non ha fatto ancora la pietra miliare. A me dice cala la notte, completa l'assalto cala la notte settimanale. Me lo dà come pietra miliare, quindi vuol dire che lo posso fare, no? Allora so io, ragazzi. Focolaio ZME, proviamo ad andare alla zona morte europea. Andiamo a fare sto focolaio, va. Andiamo, andiamo. Cosa devo fare? Nella zona... sulla terra, no? No. Sì, sì, terra. Bisogna fare... Le imprese? O gli eventi normali? Eventi, mi sa. Almeno. Aspetta, ricontrollo. Prova. Devi fare la pietra miliare degli assalti e del focolaio. Ha detto gaming. Capito? Sì, gli eventi pubblici della zona morte europea, sì, dai. Sì, sì, andiamo. Qual è il problema? Considera i tuoi soldati come figli e ti seguiranno nelle valli più buie. 3 ore a ricarica ora. Telecom merda 0.10 e 180 ping, dovrei avere la 7 mega, sì, buona. Guarda qua, non mi scrivi. Andiamo adesso. Devi completare le missioni giuste. Multiplayer. Ho già fatto. Beh, 7. Aspetta. Scusiamolo, ci riposi un po'. Sì, odio. Fatto. No, ma sì, da quello che ho capito devo completare tutte le imprese, ovvero gli eventi quelli azzurri, e poi devo fare l'evento pubblico, in questo caso, fare un tot. Che palle, non c'è cosa peggiore del raffreddore, eh. Puttana troia. Aspetta. Mal di testa.
Sì, va bene. Ma di denti, sì, lo so. Ce n'è tante peggio. Non scherziamo. Oh, andiamo che c'è già l'evento attivo. Aspettatemi. Uè, yabbaiao. Non importate una bomba. Dove andiamo? È lì l'evento. L'evento pubblico? Ah, buono questa arma, mi piace. Ti ci trovo bene. Comunque bisogna aspettare. Faccio giocare mia moglie, vuoi giocare te? No, io lo volevo l'inverno. Più che altro volevo il raffreddore, però se è possibile. Il freddo non mi mette paura. Il raffreddore sì. Che ci stiamo passando anche del tipo con in chiesa. Facciamo una preghierina, Gesù. No, no, oh, 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 oh. No? Andiamo con il prete. Il prete è in cima. Con il confucio. Destini anche per persone religiose. Terra distrutta, non c'è speranza, la gente prega ancora, giustamente, non si sa per prega cosa di però. Più, prega di più. Prega di più. Vabbè, qua è ancora dell'età dell'oro, è un vero ormai. Neanderthal. I guardiani sono tipo i Jedi, sono. E se il viaggiatore... Oddio, si è fatto no. Sì, disinstallo, richiedo rimborso. Beh, se ci pensi loro, pregavano qualcosa, è arrivato il viaggiatore. Tieni gli occhi ben aperti. Un po' ambiguo comunque. Quando lo riveleranno? A fine di tutte le espansioni o se le devi comprare tutte? Devo... Viaggiatore in verità è Gesù. Scende il classico Gesù con la mascetta rossa. Dai, faranno la classica cazzata la Rebe Sky che sei te, dai. Scontatissimo, sei te. Sei te nel futuro, che viaggi nel tempo, no? Che cazzate qui brutte senza idee. Oddio, sono tanti. Palle, che palle, che palle. Si stanno dirigendo verso un altro sito. Un altro sito, un altro sito. Ci farebbero a respirare. Yeah, boom. Ho rianimato pannello. Grande pannello. Livello 1. Muore 2 secondi. Ma che stai cosa? La fattuglia. Che ne so? Ora si va a frappare. Cosa sono ste botte? Che carina sta roba. Adesso... Che hanno messo dei clan. Che sale di livello col clan. Beh, non ho capito ancora cosa serve, però. No, se tu col clan fai le sfide, cioè sfide fai crogioni insieme, vai insieme, clanate insieme, dà le ricompense a tutto il clan. Ah, ok. In grande, cioè. Quindi se sei in tanti nel clan, insomma, è quasi sempre in grande. Dovranno estrarre l'umen senza una trivella. Ben fatto. Ma sei bloccata la live? Anche, oltretutto, hai visto? Vado a dare i pegni, sono tre pegni anche voi. Anch'io. Beh, lo sai cosa vuol dire quando inizia a fare così, eh?
Preparati, conta il tempo. Sì. Per contare il tempo, prepara. Ho trovato cose. Via questo. Voglia di polletto. 36. Ah, oddio. Ragazzi, andiamo alla base erbo, che c'è un evento che è attivo. Per ringraziarti del lavoro bene. Oh, la ricompensa. Ok. Forse dovrei studiare altre lingue. Cazzo. Era per te i caduti. Vedi? Non farti notare e muoviti nell'ombra. È posto di cosa di del tuo fratello. Ecco, eh. Cazzo? Devi stare calmati. Oh. Calmati. Andiamo un po'. Dati la carbata. Felice di assisterti se ti serve. Dove si va? Ha detto Boris? Base d'erbo. Devi spawnare in un punto vicino e ci andiamo. Base d'erbo, ok. Cosa ha fatto, vedelo? Dove siete? La laguna o la palude? Base cosa? Erebo, lì. No, ma non c'è più l'evento, base Erebo. Ah, no, scusa. No, eh? La gola, zona porta europea, lì. Okay. La gola. La gola, la gola. Prima c'era, non so, è sparito. Perché è finito. Alla gola sta iniziando adesso. Anzi, è iniziato. Oh, come sta il tuo gatto? Eh? Che hai dato a vedere? Oh, cazzo. Dove sta il tuo? Boh, ci hanno attaccati i mostri. È venuto che... Ce l'ho dentro. Sembra molto allo sto gioco, comunque. È sempre di loro. Una squadra di estrattori di lumen. Abbattili. Buona quest'arma. Buona, buona. Brucia anche se di munizioni, però fa male. Ma sei te, cazzo. È duro il risparmio. Sono dietro, dove sono? Madonna, è spostato. È buona, spara un casino, però ne consuma su tutte le munizioni. Ah, che palle. Che palle. Si sposta sempre, che palle. L'occhio mi frega sempre la sede. Guarda come ha scritto Lockheed, fratello. Si può vedere. Si può vedere. Donnamo? Di qua. Con la Y. A questo? Potentissimo, di buono. Non ne faccio nulla. A parte che con la ulti. Ah. Ma che fa questo barattino? Vado a riporterò Ark? Sarà dura. È buona. Niente promesso. Mi ha rubato il baraccone. Ulguz! Ma è finito l'evento?
No, trova il prossimo sito di qua, dove eravamo prima. Ciao TV. C'ho le orecchie intasate al massimo livello, tipo. Che mette le sfere di luce, così si ricattano. Oddio, che succede? In questo gioco i nemici si muovono troppo, porca puttana. Devono star fermi, Deva. Comunque, se non sono così, se apri la mappa della Terra, no? Sì. Ci sono i simboli, quelli della legione rossa, quelli tipo con le U al contrario. Sì, sì, le caverne, le grotte. Sì, 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 l'ho fatte, le faccio sempre. Oddio, ho ribaltato la cassa. Odric e Track. Oh, ti devo regalare un supporto per la scheda, c'ho lei ora. Dall'altro ragazzi. Ok. Fagiolino. Ah, la palude? Di qua. Beh, ci andiamo col coso, con lo store. Tanto è qua. No, sì, Pasquale, il problema di Ark è che Ark esatto, ha degenerato. Ha degenerato, è partito come gioco survival preistorico, Dio buono, l'uomo di Neanderthal con la clava in mano. Ora sei Halo praticamente, no, ha degenerato troppo. Poi aspetta, non è nemmeno più, non è nemmeno più un gioco di sopravvivenza. È un gioco come lo gioca Ninja, cioè un gioco di raid PvP, cioè ma... Se voglio fare raid PvP senza offesa vado su World of Warcraft, non vado su... Su Ark, no, non me ne frega un cazzo. Mi piaceva quando era proprio survival la bestia. C'era uno stronzo in tutto il server che c'aveva la torretta, ma anche se ce l'aveva ce l'aveva una di numero. Ora de. Ah, in culo andato. Dov'è l'evento? Ah, è qui. Dovrei aspettare 35 secondi. No. Tutto sto tempo. Beh, perché 30 secondi. C'ha il tempo suo che si avvia. Se tu vai sulla bandiera e premi E, si toglie un po' di tempo. Manca, Dio, si muovono troppo, te l'ho detto, nemici in questo gioco. State fermi, fatevi ammazzare, Dio lupo, Dio. E scappa, si nasconde. Eccolo. E il consiglio, ve lo leggi di Ale? Me lo puoi riscrivere, Ale, per favore? Corrotti. Corrotti in culo. E sparate la piaga. No, scherzo. È immune. Ah, ma l'ho rotta questa qua. Maronna. Come li uccidi questi? Vai dentro e spari alla piaga lì. Così. Aspetta. Odric è tra. Cazzottone, cazzottone in faccia. L'ho presa secca, amore. Non sento già più gli odori. Di qua. Fighi pulla. Ho dato un cazzottone, Moritz. T'ho preso un corrotto. Quest'arma qui mi sa che è buona per fare PvP, questa che ho preso ora. Mi dà l'idea che se li prendi a bruciapelo li spacco. Che nome è? Non me lo ricordo, sì.
No, questi qua che ti spingono via sono meglio. Ecco. Ma che cazzo è successo? Cosa è successo? È caduto un... macigno. La palla è caduta. È cascata addosso la palla, quello lì. Vabbè. Che palla. Cazzo. Ma dai, da scappano, scappano, cioè non ha senso, ma cosa fa? Paura, sono troppo forte. Che sta succedendo? Non vedo niente. Ce la faccio più a voi. Ah no, si è spostato. Si è spostato dove c'è la piove. Il mini strumento, Mida, devi andare dall'armaiolo alla torre e devi fare un po' di missioni. Finendole sbloccherò una nuova arma che sarebbe il fucile da ricognizione più forte del gioco. Ok. Sì, il multistrumento Mida. Ok. In teoria. Oh cazzo, ho sbagliato. Il mini strumento Mida, che è quello lì che sto usando io. La mitraglietta. Sì. La sblocchi facendo le imprese della terra, se non sbaglio. Ok. Facendo le imprese. In pratica ti sblocca sta mitraglietta insieme a questa. Ulga e vaffanculo. Ma l'armaiolo qual è? Quello che dopo andiamo alla Crotolo. Città, me lo fate vedere. Crotolo? Che ti dà... Sì, l'armaiolo. Però devi avere la quest. Ok. Facendo le imprese, cioè. Non mi ricordo quale. Tipo anche un'altra quest, che è quella lì della pistola che ho io adesso. In pratica ti dà una pistola che è tipo la mouse dei tedeschi, dorata. E ci fai da quest con quella e ti dà... E sono le armi più forti quelle lì? Esotico sono quelle, praticamente. Ma la cazzata che puoi mettere un solo esotico io non la sopporto. Vabbè, ci sono le leggendarie. Ci sono le leggendarie. Le leggendarie che colore sono? È viola, sono quelle più potenti. No, quelle gialle sono quelle più potenti. Super mega potenti. Speciali. Vedila così. Le leggendarie dicevo io, allora non le esotiche, che ne puoi mettere una sola. No. No, le esotiche sono quelle gialle. Leggendarie quelle viola. Allora, quelle gialle, mettiamola così. Ecco, mi dispiace che ne puoi mettere solo una. Sì, perché è come se fossero tipo super mega speciali. Super. Oh, ce n'è un'altra qua giù, andiamo veloce. Baia tortuosa. Ma stiamo andando avanti nel progresso? Sì, cioè stiamo sempre progredendo? Ok. Il gioco più bello che ho provato in questo 2017... Boh. Non lo so. C'ho ancora da valutare. Magari Assassin's Creed, l'ultimo che è uscito. Però non lo so. Boh. Destiny. Il problema è che sono usciti talmente tanti giochi ora come ora che... già la metà non mi ricordo più. Credo stiano cercando risorse. Troppi ne sono usciti, perché sono usciti tutti ora. In un mese o due ce li finiamo tutti. E per tipo altri 7-8 mesi non c'è più un cazzo, Tanto è sempre così. Ah, occhio questo, che ci sono i razzi che vengono giù. Oddio, cade in testa. Piove. E questo qua è una roba, perché bisogna sempre guardare in alto. I razzi che vengono giù. Mi gira la testa. Faccia di popò. Ma vedete i messaggi. Ehi, voi, levatevi da qui. A sinistra ci sono tre spedizioni minerarie dei campi. Vedi, via. Quello del Pesce, quella del Madonna. Sta palla. Bello video da ballo. Questa pistola qua esotica fa 700 di danno critico in testa. Mamma mia. Proprio esotico. Ma questa è forte però, da questa che si è sbloccata. Spreca troppe munizioni, comunque è buona. Da lontano non serve un cazzo. Ovviamente, l'arma da corpo a corpo. E comunque bisogna stare dentro il cerchio. Sì, lo so, per far avanzare il tempo. Proviamo, sì. Già finito i colpi, già. Non piovono più palle.
Palle. Ah. Occhio. Ok. Oh my god. Ne ho capito dove andare a prendere. Buonasera Matteo. Aspetta, vuole risabotare sulle cuffie. No, vabbè. Ah, si è unito uno. Guardiano a terra. Vabbè, non ho visto nulla. Allora! Oh! Così grosso. Laser. Chiude so, la prossima, basta via, si va, a cera. Oh, cosa deve sembrare? Che cura. La mano missione coi fiocchi. Il veicolo d'estrazione è nostro. E ora che ci facciamo? Finita la quest, giustamente. No, mira, non so. Cioè non sto capendo niente, ve lo dico. Cos'è successo? Nulla. Non è finito. Ah, ok. Occhio, c'è un mini boss. Ci sono i cani. Il cane. Il cane grosso. Il cane boss? Il cane leggendario. Ora devi proprio averli spaventati. Ben fatto. Non da pugni. A pugni, a pugni. Uno stupro questo. Povero cane. Oh, è un problema. Bene. Un cane cattivo. Vabbò, ragazzi, stacco qui, vai. Vi saluto che sono veramente soddisfatto. Mi sa che ho preso qualcosa, davvero. Grazie della compagnia e alla prossima. Ciao. Ciao ragazzi. No, no ragazzi, soddisfatto. Sono veramente sfatto. Ragazzi, stacco qui velocemente perché davvero sono pieno. Non sento più gli odori. Ti stai lontana perché sennò te l'attacco. E ragazzi, niente, dai. Grazie della compagnia. Appena mi riprendo e appena Telecom smette di romper cazzo, torno. Ciao belli, buona serata. Divertitevi e alla prossima.